città dice: va bene, abbiamo catturato dei leoni, adesso li mettiamo nella grande gabbia e il primo a entrare chi sarà? Tu! E gli dicono proprio Daniele. E Daniele dice: va bene, mettetemi pure nella gabbia, entra dentro. E come entra, Daniele dice: ehi, leoni, accidenti, non avevo mai visto così da vicino. I leoni sono qua, non capiscono, ma sentono che lui sta parlando. Bene, io mi siedo qua, che è il sole. Se volete sedervi vicino a me, io so tante storie da raccontare. E allora i leoni, incredibili, tutti guardano intorno, ma cosa fa? I leoni si siedono intorno a lui. Eh sì, gli ha promesso di raccontare delle storie. Vai in mezzo e dice: c'era una volta un leone che andava per la foresta. A un certo punto ecco che viene avanti un capriolo. Un capriolo è delicato, è gentile. E allora subito dice il leone: ma tu sei buono da mangiare? E il capriolo dice: ma non lo so, non ho mai mangiato nessuno fino adesso. Bene, ti mangio io. E in quel momento il capriolo fa un salto terribile, salta sopra a un dosso, si rovescia di là e scappa. Oh, che veloce il capriolo! Si volta ed ecco che c'è una gru. Una gru, un collo alto, alto. Ed ecco che il leone dice: a te non mi scappi, anche se hai le gambe lunghe e hai questo collo che non finisce mai. Dovrò invitare qualche mio amico, leone anche lui, per poterti mangiare, perché sei troppo, troppo grande per la miseria. Beh, cominciamo a mangiarti, fa per fare il salto, ma ecco che con le sue gambe la gru dà una gambata terribile sulla faccia del leone, e il leone dice: non vale così, io non me lo aspettavo. Devi aspettare tutto dalla vita, non sempre a fare violenza succede di averla vinta. Allora il leone dice: ho capito che con te è meglio arrivare a patti, per stavolta non ti mangio. E tutti gridavano: avete visto? Non ha mangiato! Il leone ha avuto quasi paura, soggezione di questo ragazzo! È un fenomeno! No, dicono tutti, è soltanto un buon cristiano. Hai capito? Te la regalo, la racconterà ai suoi amici.